Ciao a tutti. Allora, volevo dare appunto il mio contributo a quello che è il modo più semplice e meno doloroso per farsi una ceretta. Allora, ho preso ispirazione dal video di una ragazza, credo che si chiami NATFB, che saluto perché la trovo molto simpatica, la seguo sempre. Spero non me ne voglia, però questo è il mio modo appunto di vedere la situazione, di fare la ceretta. Allora, credo che in linea di massimo le cose sono sempre uguali, cambia soltanto il tipo di, la qualità appunto delle cerette, è un tocco in più che io uso dare appunto per soffrire di meno. Allora, intanto per quello che mi sento di consigliarvi è di indirizzarvi su delle cerette che abbiano come base, eccola qui, cioè una base cotonata che è molto più morbida, più malleabile appunto di una di plastica trasparente e quindi riesce a modellarsi molto più semplicemente sul viso, aderendo in maniera meno, come dire, meno aggressiva e quindi avendo molto più malleabilità e dimestichezza, diciamo, nel tirare via la ceretta. Quindi questo è il primo consiglio che vi do, scegliete delle cerettine che siano cotonate, su base cotonata, che io le trovo molto più indolore, diciamo, rispetto a una su base di plastica, perché ve lo dico perché le ho provate, per cui facendo appunto la differenza, comunque io soffro comunque molto molto meno. Un piccolo trucchetto che penso che voi avrete letto comunque in internet, perché sono molti forum dove comunque si parla di questo argomento, è quello di mettere un velo trasparente di borotalco sulla pelle prima di fare una ceretta. Quando dico un velo trasparente, significa veramente, ragazzi, proprio, ma vero, ho fatto un casino, ma veramente, cioè proprio, che so, ecco. Proprio questa quantità spalmata su una parte e sull'altra, diciamo così, fatta chiaramente, cioè distribuita bene, in maniera tale che praticamente non si veda quasi praticamente più. E che succede? Facendo questa operazione, nel momento in cui andiamo a mettere sopra la nostra cera, la cera si attaccherà ai peli, ma non si attaccherà alla pelle, cioè si attaccherà alla pelle in maniera meno aggressiva, per cui aderirà molto molto meno. Quindi nel momento in cui andiamo a dare lo strappo, chiaramente un minimo di dolore lo sentiremo, ma sarà il dolore appunto dell'estirpazione del pelo e non della pelle che viene via insieme. Per cui io trovo che sia veramente un rimedio efficacissimo. Poi, che altro dire? Subito dopo aver fatto la ceretta, nella custodia troverete delle salviettine che sono imbevute di olio. Allora, eccole qua. Queste sono salviettine imbevute di olio e con aloe. E quest'olio serve appunto ad eliminare ogni traccia di cera che è rimasta, diciamo, attaccata sulla pelle. Quindi credo che, a parte questo, dice anche trattamento dermoprotettivo post-depilazione, a parte quello di togliere la cera in eccesso e quindi di lenire il rossore, credo non serva ad altro. Io dopo aver fatto questa operazione, quindi dopo aver tolto la cera in eccesso con questa salviettina, sciacquo il viso con l'acqua freschissima, in maniera tale da, diciamo, togliere il gonfiore là dove ce ne sia, perché non è detto che tutte quante reagiscono allo stesso modo. C'è chi ha una pelle più delicata, quindi reagisce in maniera un po' più particolare, nel senso che magari c'è un minimo di gonfiore sul labbro o un po' più di rossore. C'è invece chi ha una pelle un po' più dura, diciamo, per cui non ha alcun minimo problema dopo l'epilazione. Io consiglio, nel caso in cui abbiate una pelle delicata, quindi avete appunto del rossore e gonfiamenti, di stendere un velo di aloe vera. Anche con tea tree oil, in questo caso la mia appunto con tea tree oil, questo velo di aloe serve subito a smorzare il dolore, quindi sentirete, avrete meno rossore, meno dolore, e di fare questa operazione anche 2 o 3 volte successivamente dopo appunto la ceretta. Ok, fatto questo, volevo dirvi un'altra cosa: per chi si stesse affacciando soltanto ora al discorso delle cerette, volevo sconsigliarvi proprio di cuore questo genere di ceretta qui. Allora, o sono io che sono praticamente impedita, e quindi non ho capito assolutamente come si usa questa cera, o veramente non serve a una beata cippa. Allora, vi dico come funziona. Abbiamo 3 oggetti nel contenitore, che sono questa cera del tubetto,
queste salviettine cotonate e questo bastoncino. Allora, le operazioni sono tre. Salviettina: scaldare praticamente la cera tra le mani o anche sotto un getto di acqua calda in modo da renderla più malleabile, quindi più lavorabile, e togliere il tappino e stendere quindi una porzione di cera sulla salviettina, sulla striscettina, chiamiamola striscettina perché poi è una striscettina. Con il bastoncino dalla parte più larga andiamo a stendere appunto la cera. Allora, fin qua io ci arrivo e devo dire che lo faccio anche abbastanza bene. Il problema nasce nel momento in cui vado a mettere la ceretta sul labbro. La faccio aderire bene, sono lì a spingere, aspetto anche che si asciughi un po' in modo che aderisca un po' meglio, che veramente le ho provate tutte, facendolo subito, facendola stare un po' di più, facendola scaldare di più, facendola diventare più liquida, lasciandola addirittura così com'è. Però vi posso assicurare, ragazze, che in qualsiasi cosa che io abbia fatto, non è servita assolutamente a nulla. Cioè, questa è una cera che a mio parere non serve a nulla, perché al momento in cui andrete poi a strappare via la striscetta, la cera vi resterà tutta tranquillamente sul viso e la striscetta verrà via tranquillamente, lasciandovi la cera lì e non strappando assolutamente nulla. Per cui, se sono io che sono un'impedita, ragazze, magari qualcuna di voi le usa, non so, mi fate un video o mi scrivete come caspita funzionano queste cose qui, altrimenti, ragazze, se ho capito bene come funziona, significa che questa ceretta qui veramente non serve a nulla. Quindi quello che vi consiglio comunque è di indirizzarvi sulle striscette già pronte. Io uso le Depil Zero, che sono buone, però trovo ancora più ottime, l'ultima volta non le ho trovate, quindi mi sono orientata su queste. Però trovo veramente ancora molto molto più buone le cerette della Vet, che sono quelle rosa, i frutti di bosco, e sono veramente molto delicate, hanno anche più cera rispetto a questa striscetta, e comunque a prescindere da quanta cera c'è o meno sulla striscia, io le trovo molto più delicate rispetto a queste e anche molto più efficaci, cioè strappano molto meglio. Quindi se riuscite a indirizzarvi su quelle della Vet, tanto di guadagnato. Comunque anche queste, diciamo che fanno abbastanza bene il loro lavoro. Ok, questo è quanto, vi mando un bacione, al prossimo video, ciao a tutte.